Vabbè, speriamo sia fuoco. Comunque, vogliamo iniziare questo video del vintage che tanto aspettavate, facendovi apprezzare questo cuscino per almeno un 10 secondi. E quindi seguite il consiglio di Hashbullah, iscrivetevi al canale. Lo possiamo mettere dietro. È la mascotte dell'ufficio, il nostro cuscino di Hashbullah. Quindi ci sarà sempre, quando faremo i video in ufficio, in questa parte dell'ufficio, ci sarà sempre il nostro cuscino. Comunque, direi di dare inizio finalmente al video dedicato al vintage. 17 years old. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente oggi è arrivato quel momento che vi commentavate da forse inizio settembre, fine settembre, di far uscire questo video. Da quando ho iniziato a dire io e Ludo faremo un video sul vintage, da lì è iniziato a tampinare. Da lì abbiamo avuto altre mille robe da fare. Commenti su commenti. Con calma ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati, abbiamo fatto il drop delle varsity che è stato molto impegnativo. Infatti quello ci ha tagliato un botto di tempo, sia a livello vitale sia a livello lavorativo. Infatti ci siamo concentrati principalmente un mese solo su quello. E ci siamo arrivati. Quindi direi di dividere il video in qualche sezione, ovvero come siamo arrivati a indossare vintage, comprare vintage, cosa abbiamo noi, quello che possediamo di vintage, che in parte lo vedete disposto qui e l'altra parte di là perché non ci stava su Monicarella. E dopodiché vi daremo delle tip su come acquistare questi pezzi, dove cercarli principalmente, che è il modo in cui poi li abbiamo presi noi. Molti pezzi che vedete qui disposti o di là sono stati comprati nel metodo che poi vi diremo dopo, che non è nulla di... Niente di eccezionale. Niente di eccezionale, è complicato, semplicemente un po' di sbattimento che lo dovete fare. Di ricerca, perché comunque sono pezzi un po' più particolari. I pezzi più belli vintage non sono quelli che vai al mercatino in Italia o vai su un sito a caso, lo prendi e t'arriva. C'è dietro molta ricerca se vuoi andare a prendere quel pezzo figo con quel fit, quel materiale, eccetera eccetera. L'annata conta tantissimo, infatti tipo anni 2000, anni 90 hanno fino anni 90 un cotone pesantissimo, sì, che è molto molto bello, che è veramente difficile da trovare. E poi ci sono, vabbè, ovviamente svariate annate, svariate sezioni e tipologie. Come siamo arrivati a comprare vintage? Prima mi stava dicendo dietro la telecamera, perché cosa? Ci siamo un po' stufati, annoiati, solita minestra riscaldata dei nuovi brand, nuove collezioni che susseguono una dietro l'altra, e siamo andati a ricercare piano piano attraverso vari canali, quali... Che tanto che adesso va tantissimo la cosa di prendere un qualcosa di vintage, rifarlo, reworked, come gallery, rielaborarlo. Il gallery department, brand che penso conosciate, è diventato famoso per prendere i Carhartt o i Levi's, rifarli, rimodellarli mettendogli, diciamo, il loro tocco, anche con questi spruzzi di vernice che sono diventati molto famosi sui Carpenter, che poi si è così affermato tanto. E infatti anche quello lì è un segnale che anche molti brand si sono accorti che il vintage poteva essere un qualcosa di cazzo figo. Beh, noi ci siamo arrivati comunque al di fuori dell'essersi annoiati un po' dei soliti pezzi che circolavano, per cercare un qualcosa di particolare, unico, un po' diverso da andare ad abbinare negli outfit. Soprattutto Luca in questo caso compone i suoi outfit con alcuni pezzi vintage, cioè non il tutto. Total look vintage. A volte ho fatto che c'era un commento, esatto, che mi diceva non faccio mai total look, poi io posto anche total look vintage, esatto, ci sta puntualmente postato, vabbè. A volte ci sta a farlo, però io tendenzialmente metto sempre pezzi miei. Però se non sbaglio in quel fit poi c'era una scarpa che è uscita, sì, che era totalmente, sì, però il mixare vintage con qualcosa compensava. Di nuovo è una cosa di molto figo. Io è una roba che faccio tutti i giorni, cioè infatti loro mi vedono tutti i giorni in ufficio, io ho addosso 5-4-5, sì, 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 e un pezzo vintage ogni giorno. Io mixo queste due componenti ogni giorno, mi vesto sempre così, con magari un paio di Jordan 1, che è la Nigel Sylvester, che è uscita poi. Simil vintage, anche questa. Simil vintage, tra l'altro, tutta rovinata per chi non conoscesse la Nigel, che mi piace, cioè nel senso, io mixo le mie cose con vintage e mi piace moltissimo. È proprio uno stile che, non so, non ho creato io perché non ho fatto niente, ma mi piace molto, mi piace molto mixarlo, quindi vintage con 5-8-5 lo metto praticamente tutti i giorni. Magari non quando esco la sera, perché la sera ci sta anche il serotto qui, potrà dirmelo, essere un po' più eleganti. Sono outfit che faccio solo ed esclusivamente di giorno, perché appunto al di fuori della del vintage c'è anche la parte, il lato comodità, perché comunque sono pezzi relativamente comodi, sì, larghi, cioè, boxy, al di fuori del Carhartt come pantalone, il Levi's, chiamatelo come volete,
comodo, largo. Sono comodi, cioè non è uno skinny che dici, esatto, cazzo, tutto il giorno che sei quando lo così, senti, cioè, quando te lo infili, sì, di fare i salti. Un fit è un modo di vestire molto daily, secondo me, per, la, sì, per uscire la sera, ovviamente, potrebbe risultare. Poi ovviamente uno se lo deve sentire, non tutti, certo, sono propensi a questo tipo di capi da indossare queste cose qua, però. Poi ovvio, cioè, nel senso, ognuno scelta dei gusti bus di ognuno, assolutamente. Sì, sì, sì. Questo è semplicemente la nostra esperienza, il nostro parere, cioè, sì, il nostro parere riguardante. Secondo punto per il quale siamo arrivati a comprare il vintage, che alla fine comunque sono pezzi di base unici, ma anche ecosostenibili. Esatto, riusciamo a dare una nuova vita a un capo, un qualcosa che è già stato utilizzato, perché comunque è evitabile questa cosa, un pezzo vintage o è un pezzo d'archivio che è stato comprato negli anni 90 ed è rimasto lì intonso fino ad oggi, che oppure è un pezzo che è stato utilizzato, ma tantissime giacche Carhartt, soprattutto le Detroit, quelle lì, sono marchiate con il logo di una fabbrica. Esatto, qua sono una ricerca, questo logo qua di questa fabbrica è tipo un'azienda che faceva metalli. Esatto, sono marchiate perché questi erano indumenti, erano che usavano lavoro, i lavoratori nelle fabbriche. Le utilizzavano per lavorare, infatti, esatto, questo qua le servivano, si chiama workwear di base. Famoso workwear Carhartt. Assurdo, cioè questa giacca è veramente fighissima. Vabbè, poi ci arriviamo dopo quando vi mostrerò la collezione, però di base è comunque avere tutti i pezzi unici. Cerchiamo di dare una seconda vita a questi capi che allo stesso tempo danno soddisfazione a noi che li compriamo, che di base poi è fighissimo avere capi, cioè tu indossi un qualcosa di 30-40 anni fa, cioè sì, 80, 90, sì, no, sì, 20 anni fa, utilizzata, riutilizzata, fighissimo, cioè è anche una bella cosa, secondo me è molto, molto figo a livello mentale, psicologico. A me piace di dire, cazzo, questa giacca ha più anni di me. Esatto, pensiamo un po' anche al fatto della sostenibilità. L'Italia è un mercato che aiuta molto l'ecosostenibilità, sta a supportarlo, quindi ci sta supportando almeno sui vestiti, cerchiamo di, ovviamente fino a una certa, perché se sei tutto, no, vintage, hai tutto l'armadio vintage, è troppo. Però noi che mixiamo, cioè quelle cose che abbiamo noi nell'armadio, e poi i nostri armadi sono molto più grossi, soprattutto il mio, il tuo un po' più minimalistico, io ho una marea di roba, queste sono una parte delle cose che ho. Direi che abbiamo parlato già un attimo troppo e vi facciamo vedere un po' i pezzi che abbiamo. Quindi allora, da questa parte abbiamo due Levi's, questo qui è mio, acquistato a Londra per tipo 15 sterline. Un altro fattore molto forte è il prezzo, cioè nel senso, vabbè, se tu trovi il pezzo al mercatino, ma anche online di base, tipo di pull dal privato, questo pantalone ho pagato 15 sterline, sono 20 euro, 20 euro, 22 euro, ed è un pantalone molto molto bello, Levi's semplicemente vintage, nulla di che, molto semplice, di questo color terra, khaki, sand, come volete chiamarlo, dipende dalla gradazione, che è molto bello, soprattutto questo, che sto indossando tantissimo con questa parte finale fatta così, che me l'ha dato Ludo, che l'aveva preso per lui e poi non gli piaceva, che me lo chiedono tutti dove l'ho preso, ed è semplicemente un vintage di Levi's. Anche lui vintage, sono un po' più chiaro. Sì. Tra l'altro questa c'era una curiosità di sto pantalone, sì, che era stato rifiutato, cioè c'è, cioè, tipo qua il dettaglio con scritto rifiutato, rejected tipo dall'azienda, irregular, per perché mandarlo. Si vede che c'era qualche centimetro sbagliato da qualche parte, quindi non è mai stato neanche venderlo. Quindi anche questo, cioè sono particolarità fighe comunque da avere. Questo arriva dagli US, questo qua, questo front semplice, non è il double knee, questo è... con tutte queste lavorazioni qua venute naturali per l'utilizzo, cioè finissimo. Con questi wash qui, cioè questi wash del genere li puoi tenere solo con tanti anni, solo attraverso un capo vintage. Il sole fa tantissimo su sole, questa tipo usura, utilizzo. La cosa figa è che tutti i Carhartt di base workwear hanno questi lavaggi qua, perché sono comunque stati utilizzati per lavorare in chissà in quali ambienti o posti, e poi tutti sempre esposti al sole, facendo diventare il cotone un qualcosa del genere, che è un effetto molto molto bello, che brand attualmente sui pezzi nuovi che cercano fanno, di lavorano tantissimo per riprodurre questo che è impossibile di base, ci vanno vicini, difficile. Però non sarà mai come questo, difficile, però comunque quando esce dalla produzione lo vedi che non è un pezzo di, sì, però se esce dalla produzione una cosa colorata così, poi quanto te la fanno pagare? Sì, un botto, sì, perché c'è stato un botto di lavorazione dietro al caso. Ci sono diversi lavaggi, diversi un altro, questo qui è il famoso Virgil Pants, se lo questo poi non è neanche così tanto vintage, non è che sia così vecchio, però Carhartt Workwear Real Tree Car, una collabo Carhartt con Real Tree di qualche anno fa. Sì, questa qua non è vecchia, questa qua è del, se non mi ricordo male, 2005-2006, sì. Non è neanche così, beh, ormai, cioè, i suoi 15 anni ce li ha, però non è così vintage come gli altri pezzi. Però con tutte queste targhette in pelle a me fanno impazzire, infatti
Fighissimo. Questo è di Ludo, questo è bellissimo, infatti te lo invidio. Questo è anche un Levi's. E neri o nero? È un blu scuro tendente al nero. Bellissimo, eh? Dior aveva fatto un pantalone con questa lavorazione qua di blu scuro tendente al nero. Classico comunque Levi's 501, perché di base la maggior parte dei vintage sono tutti 501. Con questa lavorazione alla fine, che è quella che adesso fa gasare un po' tutti, se c'è questa lavorazione di fondo. E poi la lavorazione è semplicissima. Basta, è basta togliere la... Basta scucire il fondo. Quando si vedono quei denim con quella... Cromarz ha lanciato questa moda. Proprio con questo colore l'ha lanciata, esatto, la cosa. Con questo denim qua classico. Questo qui è il 501 di Cromarz. Questo è il 501 di Cromarz senza le croci. Senza le croci, senza questa, i bottoni in argento. Costa $3,000 in meno. Però sì, è vero, cioè la lavorazione che ha dato fuori tutti i test, che su Cromarz usavano questa batch, e poi in fondo semplicemente scucivano, li facevano un po' di... E basta. Poi ci mettevano tutti le loro... Scucivano e stiravano, perché comunque qua il risultato poi è praticamente come se fosse una continuazione del denim che arriva fino in fondo, dove insomma non c'è l'orlo classico. Poi tutti i bottoni loro li sostituivano con appunto il solito... La croce, sì, sì, Cromarzo, tutti i rivetti. Tutti i rivetti. Sì, no, 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 adesso non è che stiamo sminuendo il lavoro, no, di beh, ci mancherebbe. Però io 3.000 non li valgo. Ma ormai vanno anche va bene di più, la ricerca e tutto, però... 7-8.000, quindi ho visto di quelle robe. Ah, beh, sì, la collab che aveva fatto Virgil, forse, anche quella, quella, ma anche, capi recenti che hanno avuto, siccome hanno avuto un sacco di richieste, hanno alzato. Poi qua abbiamo ancora due Carhartt, questi sono miei, uno è un grigio chiaro e l'altro è questo colore che è il mio preferito che abbia, questo qui. Sempre workwear anche questi, come vedete addirittura qua taglio proprio netto. Questo poi double knee, questi qui di destra li indosso tantissimo, infatti molti mi chiedono dove li prendo, adesso poi alla fine del video, quindi guardatelo fino a fine, ci arriviamo, vi sveleremo questa arcana di dove prendiamoci i pezzi. Arriviamo, no, le giacche le lasciamo per ultime, quindi le lasciamo per ultime di felpe, i famosi Blank Russell, tutto Ludo Blank Russell, i più ricercati, i più richiesti e gli introvabili. Ma dici che secondo te i blank di Russell sono diventati famosi da quando hai iniziato a metterli un po' canie? In alcune foto di cani dei paparazzi, sì, quando usciva dal suo ufficio Calabasa, da robe così, si vedeva quest'R qui. E da lì i blank di Russell sono diventati il must have. Questo qua è un verde pine, quasi pine, leggermente. Questi tre colori molto fighi. Tra classico loghino qua in basso. Abbiamo questo verdone qui che vi ho fatto vedere, che appunto con la colorazione... È una crew neck, anche questa crew neck, blu, navy. Navy e poi nera. Semplicissima, ma con fit molto figo. Questa è una hoodie con tascone qua, kangaroo solito. Sempre ecco, sincero, questa rispetto alle crew neck mi piace di meno. Questa è diversa perché comunque... Secondo me è più recente questa. È un'annata, non mi ricordo se era inizio 2000, un po' più avanti, comunque sì. Questa zip hoodie, l'unica zip hoodie. Questa sempre di Ludo. Military. Questa è una military jacket molto semplice, leggera, non adatta sicuramente al tempo di adesso. Talmente sì, vintage che... Ha un bel buco sulla mano. Manica, c'è un infatti, buco sulla manica che devo fare riparare ancora, per questo non l'ho ancora messo. Questo qui adesso lo si ripara. Però esatto, c'è una specie di lavorazione come è stata fatta anche qua. Fighissimo. Che non l'ho fatta io personalmente, però anche così reworked si possono riutilizzare tranquillamente, anzi hanno un loro perché in più. Arrivo queste pesano 8 kg. Pezzo forte che pesano 500 kg l'una. Questo pezzo è forte di Sante. Il mio pezzo preferito che abbia, vintage, che tra l'altro perché qui ha aspettato tantissimo, te lo ricordi? Questo qua ci ha messo 2 mesi ad arrivare. Magari 2 mesi di più. Secondo me questo qui l'ho ordinato tipo, io l'ho ordinato mi pare a marzo-aprile, ho detto ciao. Mi fa ridere sta cosa perché quando ne parliamo, poi magari noi che seguiamo 545 così, c'è la gente che dopo una settimana ci chiede dove sono le spedizioni. No, no, questa giacca. Il giorno dopo. Questa giacca dopo l'abbiamo aspettata 2 mesi. Il giorno dopo sui 545 arrivano già i messaggi se è partita la spedizione. Che di base a volte riusciamo il giorno dopo, solo che devi prepararle con... siamo ancora Amazon Prime. Quindi prossimamente, prossimamente è Amazon Prime. Comunque questo pezzo più bello che abbia è un grey washed molto figo col colletto più chiaro. Sai che secondo me questo qui il colore originale era navy? No. No? Era un grigio scuro scuro? Sì, sì, questo è un grigio, assolutamente un grigio. E questo era un marrone secondo me. Bellissimo. Si è slavato talmente tanto che è diventato un grigio chiaro. Tra l'altro bellissima perché appunto annata tipo 2000 questa. È stracorta e molto boxy, è tipo una 2XL. Cioè dovrebbe essere enorme ma non lo è. È semplicemente molto corta e larga, come che era un fit migliore. Infatti questa qui tipo è una che metto un po' di meno, è un po' più recente, però sempre un wash molto figo, che è più
dritta come fit, mentre questa qua è molto più larga. Particolarità delle giacche Carhartt sono le etichette, se ancora ci sono. Qua ad esempio questa è fatta made in US, quindi comunque anche la qualità. No, sono pezzoni, quindi queste tre, quella era un'altra, poi questa qua che abbiamo fatto del prima con questo col logo dell'azienda, della fabbrica. E poi andiamo su, c'è l'etichetta, ecco, no, qua ad esempio l'etichetta l'abbiamo persa. Lì non c'è più l'IP, si è persa per strada. Ah, che figata, quindi magari quando prendiamo una cosa per fare workwear, cioè per darle allo staff, gli togliamo l'etichetta. E comunque, poi questa qua è l'ultima, che è semplicemente il color classico Carhartt. Però questa delle tre è quella senza l'imbottitura interna. Sì. Quindi questa è già più... è già più recente. Primaverile o comunque... è la più leggera delle tre, questa. Esatto. Quindi, dopo avervi fatto vedere tutta la collezione, vi sveliamo l'arcano di dove si comprano, come si comprano. Molto semplice. Allora, requisito numero uno da avere quando compri vintage: pazienza. Pazienza. Tanta pazienza. E voglia di cercare. Tanto sbatti. Purtroppo non funziona che vado sul sito, qualsiasi cosa che sia, scrivo Carhartt e il primo pezzo che trovo è lui. Ecco, queste ci sono mille appunto dinamiche da controllare. Però le basi così si fa. Al di fuori delle taglie, ah, al di fuori delle... le taglie, raga, interno all'otto. Cioè, voi prendete quella, se vi arriva e non vi sta, la rivendete. Perché quando compriamo noi va molto alla cieca, perché da annata a annata le size cambiavano. Quindi io posso prendere una 34 per 34 e magari veste come una 31 e mi arriva ed è grossa così laddove. Ci è capitato diverse volte. È successo un botto di volte, quindi acquisti pezzi, un po' alla cieca sulle, sì, size. Anche alcuni pezzi che ci arrivavano puntualmente finivano in vendita sul nostro dito. Appunto, esempio, questo qui era una 2XL, la mia giacca preferita che vi dicevo prima. Ho acquistata la cieca, comunque la 2XL, dici, boh, quando sarà arrivo, enorme, sarà enorme. Quando arriva vedo come mi sta, mentre questa qui uguale era una L, che è la mia taglia che indosso principalmente LXL, ed è piccolissima, però è molto piccola, sì, questa, sì, è piccola, sì, e stretta. E infatti sono due fit completamente diversi, perché comunque anche in base alle annate cambiano completamente. Quindi, anche se il modello della giacca non sta. Quindi di base tanta pazienza. Pazienza, ricerca, voglio andare a cercare. Se appunto volete proprio capire come fare, andate esempio su Vinted o su Depop e scrivete esempio volete le giacche, scrivete Carhartt Detroit Work Jacket. Boom, lì ve ne usciranno tantissimi. Carhartt Detroit Vintage, quello che trovate principalmente, sì, troverete qualcosa UK. Depop, oppure andate dritti dritti e scrivete Carhartt Vintage. Molti siti di vintage attivi, però quasi tutti oltreoceano, cioè... in America va fortissimo questo. E costa anche un terzo. Questa vendita del vintage al di fuori dei mercatini, che ovviamente per una questione di culo, per una questione di presenza non possiamo essere a Los Angeles ai mercatini, a Flea Market. Flea Market pieno. Dove ogni settimana hanno una quantità di roba vintage pazzesca. Dobbiamo adattarci guardiamo qualche sito. Principalmente però privati. Esatto, principalmente privati, perché comunque alla fine il pezzo non ha posto preciso dove andare a cercarlo, ma è tutta una ricerca. Noi ogni volta, ogni sera, ogni giorno magari ci mettiamo lì a fare le varie ricerche e scriviamo prima di andare a dormire Carhartt Vintage, Carhartt Detroit Jacket, Carhartt Double Knee Vintage, così ci fai queste ricerche un po' a muzzo. Sono tutti, cioè i pezzi più belli sono sempre stati trovati in UK e US, infatti sì, sono, sì, tutti US e UK questi pezzi che vedete. Sono tutti presi oltreoceano. Soprattutto i blank di Russell, difficilissimi da trovare qua in Italia. In penso impossibile. Anche cioè, spesso quasi tutti US. Chiedono sempre anche a me dove prendo le mie magliette basiche di Russell, che no, questo qua è sotto di Uniqlo. Ma mi chiedono dove le prendo e di base le prendi da privati, ma sono blank che tu non trovi in Italia facilmente. Un po' di testardaggine anche, perché magari ogni settimana ti metti lì a cercare. Ogni settimana, poi ogni giorno per andare a dormire cerchi, fai la tua ricerchina, se trovi quello che ti piace lo prendi e poi... ripeto, lì è un terno all'otto, quello che ti arriva ti arriva. Se magari arriva la giacca con i topi dentro nella tasca, ah, non esageriamo intanto, no, però ci è capitato di dover fare parecchi lavaggi prima di poter indossare. Non c'è il sito ad hoc dove dici io vado lì e so che trovo tutto quello che voglio vintage. Sì. Cioè, semplicemente tanta pazienza e voglia di cercare, basta. Boh, quindi direi che finalmente questo video del vintage ve l'abbiamo dato. Diventeranno... non mi vedrete mai più. Ludo solitamente non va in camera, quindi ringraziatelo per la nostra presenza. Direi che...
Questo video sarà durato almeno 20 minuti, secondo me, tra il montaggio e tutto diventerà bello lungo. Se vi abbiamo un po' annoiato, non ci interessa perché lo volevate questo video, quindi adesso ve lo ascoltate dall'inizio alla fine. Nulla, per il video di oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Ricordatevi di iscriverci su Instagram, sul canale YouTube. Sante, in questo video anche Ludovico, out. They wanna see me fall red bottom when I land on.